Benedetta ha avuto un grande cammino con il casalingo, ma io penso che una vittoria così, insomma, dà una grande soddisfazione anche di fronte a un pubblico così importante, che questo, che è merito dell'Arezzo aver richiamato, anche dell'Alessandria, dobbiamo dire, capolista, no? È una vittoria che... credo una gran bella partita con toni agonistici elevati, che magari hanno fatto lasciare per strada un pochettino più di qualità, però credo che partite del genere avvicinino i ragazzini a questo sport, credo che partite del genere avvicinino ancora di più i nostri tifosi alla squadra, perché nel momento di difficoltà c'è stato veramente, forse è stata la prima volta dove anche la tribuna ha accompagnato la curva nell'aiutare la squadra durante l'assalto finale dell'Alessandria, e questo a testimonianza che il lavoro che stanno facendo questi ragazzi viene apprezzato e abbiamo la voglia di farlo continuare per lungo così. Il calo di qualità soltanto nella ripresa, perché il primo tempo è stato veramente molto valido, giocato, se fosse stato in un contesto di Serie B sabato pomeriggio non avremmo detto nulla, questo era il primo tempo, è stata la partita della Serie B. Questo mi fa piacere quello che dici, perché io dall'inizio che vi dico che l'Alessandria ha un organico che in Serie B si potrebbe tranquillamente salvare, ma proprio facile. Dire che oggi hai giocato una partita di pari valore, facendo al di là della vittoria, però facendo anche secondo me una qualità di gioco importante, soprattutto nella prima stazione. Nella seconda abbiamo sofferto il cambio di sistema di gioco, prima di prendere le misure ci abbiamo messo un po' troppo tempo, non riuscivamo bene a scalare con gli esterni quando si aprivano le loro mezzali, perché quando sono passati 5-3-2 le difficoltà erano quelle di lavorare quando le mezzali andavano in ampiezza e il sacrificio di uno dei due attaccanti sul loro vertice basso su mezza via. È stato il motivo per cui dopo poco ho dovuto togliere Polidori, che tra l'altro aveva avuto anche qualche problemino in settimana, e nella scelta tra lui e Davide ho preferito togliere lui proprio per questo motivo. Dopo abbiamo trovato delle buone misure, non abbiamo sofferto più di tanto, perché io vado a vedere conclusioni un po', per carità, ragazzi, si giocava contro l'Alessandria, non ci dimentichiamo che cammino, che percorso sta facendo questa squadra. Quindi essere riusciti a limitare tantissimo il loro reparto offensivo, e poi alla fine forse l'unica palla gol nitida che hanno avuto è stato il colpo di testa nei minuti di recupero su un cross a mezza altezza, perché le altre sono state tutte situazioni occasionali, sporche, non pari alle nostre due occasioni per chiudere la partita. Pensano quelle due occasioni di pensano, perché ci avrebbero forse dito quello che c'è successo un po' di tempo fa, forse di fare magari un finale di gara un po' più con meno affanno, ecco, mettiamola così. Però una roba, guarda, ci tengo a, perché Biccio Arcidiacono ha fatto una roba pari a un gol, perché fare un recupero sull'ultimo della linea e andare ad ostacolare, non mi ricordo neanche chi fosse, se Barlocco, se chi era, mi sembrava Barlocco, andare ad anticipare Barlocco in una situazione del genere vale quanto aver segnato un gol. Non ha fatto gol finora, per me Arcidiacono ne ha fatti uno. E Moscardelli, che dire di questo Moscardelli, che oltre che gol fa anche cose alla Rivera, insomma, su quei due tagli che ha fatto sul primo gol e poi nel secondo, quando Corradi purtroppo non è riuscito a metterla dentro, sono stati fantastici. Davide è un giocatore che ha anche queste qualità, cioè non è solo il finalizzatore, è anche il giocatore che manda in porta i compagni.
e l'ha fatto più di una volta, servendo magari spesso Polidori, però innescando anche chi ha la possibilità di inserirsi da dietro. L'ha fatto tante volte in questo campionato. Quando all'inizio della stagione più di qualcuno lo criticava perché non faceva gol, io vi ho sempre detto: l'importante è che Davide continui a giocare così, perché il gol arriverà, ce l'ha, magari ti tira fuori il gol quello e non ti aspetti, ma Davide è questo, sono contento di averlo, sono contento, ragazzi, di averlo come capitano, perché è ancora all'entusiasmo ancora del bambino, e per uno di 37 anni credo che sia una grandissima forza che riesce a trasmettere anche ai compagni di squadra. Domanda, poi due centrali giovanissimi ma meravigliosi, contro un grande attacco, Cenetti, una titolare di gran livello. Sono contento di Giacomo, perché magari qui lo conoscevano un po' meno. Me lo ricordavo quando venne con... È un giocatore di questa squadra, è quello che ho avuto di più, e so che ha queste qualità, che ha queste caratteristiche. Servono come il pane agli allenatori tante le volte, e anche ai compagni di squadra. Gli altri due stanno facendo bene, sono ragazzi che hanno avuto percorsi diversi, però che entrambi in un recente passato non venivano utilizzati, a testimonianza che quando si lavora bene, si crede nel proprio lavoro e magari si ha anche la possibilità che qualcuno ci creda, poi dopo vieni ripagato con queste prestazioni. Ma loro devono stare lì con la testa bassa, pedalare, perché quando incominciano a pensare, non è per sminuirli, però quando incominciano a pensare di essere diventati bravi, allora diventano uguali. Bisogna star lì, avere la voglia, ci deve dare lo stimolo quest'altra vittoria di continuare a lavorare con la stessa applicazione che hanno avuto finora, e da domani si comincerà a pensare a tutto fuori. Grazie.